Bene, scusate, ciao a tutti. Ieri 13 marzo io e Giorgio siamo andati a depositare una querela piuttosto consistente perché riguarda ovviamente il futuro di tutti noi e soprattutto anche dei nostri discendenti. Può sembrare un'affermazione esagerata, però quello che riguarda l'argomento è veramente di una rilevanza sotto qualunque, grandissima rilevanza sotto qualunque profilo uno voglia vedere. Si tratta praticamente di una denuncia per l'avvenuta approvazione di una legge, a dir poco criminale, che riguarda l'aspetto fiscale e contributivo da parte di tutti i cittadini per il benessere dello Stato. Come tutti sanno, o dovrebbero sapere, esiste la Costituzione, esistono gli articoli della Costituzione, esiste l'articolo 53 che riguarda questo aspetto particolare della fiscalità, che è appunto, adesso lo leggo, l'articolo 53 che dice che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è uniformato a criteri di progressività, quindi parla di esclusiva progressività e capacità contributiva. Due elementi. Vediamo perché abbiamo fatto questa denuncia. Avete sicuramente sentito parlare della legge sulla parità di bilancio, che è una di quelle solite pasticche edulcorate che servono semplicemente per farvi digerire bocconi molto indigesti. E poi in realtà altro non è quella che si chiamava legge finanziaria fino a 3 anni fa. Quella che viene emanata entro il 31 dicembre, o dovrebbe essere emanata entro il 31 dicembre, e che prevede tutti gli aspetti, diciamo, di massima dell'azione di governo per l'anno successivo. E in questo caso, appunto, quella del 2016 in relazione agli adempimenti da mettere in atto nel 2017, si chiama legge dell'11 dicembre 2016, numero 232, che dice una serie di cose, mi pare che siano attorno a una ventina di articoli, però c'è una caratteristica non superficiale, non insignificante, che l'articolo 1 è composto da circa 200 commi. Adesso il numero esatto non me lo ricordo perché qui sotto mano non ho il testo della legge. In particolare, e questo non è casuale, cioè inserire tutti questi commi all'interno di uno stesso articolo. C'è un proposito criminale, delinquenziale, ben preciso, truffaldino ovviamente, come sempre nei confronti della gente, ma ovviamente diciamo che in qualche modo nascondono la mano che tira il sasso. Ecco. In particolare, tutti questi commi che abbiamo detto, o comma se preferite, che abbiamo detto, c'è praticamente tutti i commi che vanno dal 148 al 159, che si chiamano eufemisticamente misure per l'attrazione degli investimenti. Vediamo un po' invece che cosa è davvero. I commi 148, dal 148 al 159, modificati durante l'esame presso la Commissione di bilancio, recano una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie, volte ad attrarre investimenti esteri in Italia, introducendo una specifica disciplina all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore con l'obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato. Che vuol dire? Cioè, ad un primo esame uno dice, ma questi i nostri cari governanti e Parlamento stanno cercando di mettere, elaborare un dispositivo di legge, uno strumento di legge che permetta
in materia di immigrazione volta a facilitare l'ingresso in Italia. Che vuol dire volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie a favore con l'obiettivo di attrarre investitori? Cioè, praticamente dicono che vogliono incentivare l'immigrazione clandestina, perché ricordiamoci sempre che non è strutturale, non è organizzata da leggi dello Stato, ovviamente, con tutta una serie di dispositivi operativi e quant'altro, che servono, praticamente queste leggi, a facilitare l'immigrazione di quelli che possono investire in Italia con sgravi fiscali. Questo è il significato. È una cosa folle, di una gravità, di una demenzialità, di una volgarità assoluta. Che vogliamo dire di più? Seguito. Inoltre si interviene sugli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere per un determinato periodo di tempo la base imponibile ai fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti. Lo stesso discorso viene esteso anche ai lavoratori autonomi e quant'altro. Come si fa tutto questo, diciamo, questa serie di intenzioni? La normativa introduce un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero. Le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, calcolata forfettariamente a specifiche condizioni. Insomma, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, perché questa è la finale, la genialità, no? La trovata, gli investimenti in Italia anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali, magari con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia. I medesimi ministri provvedono ad individuare analoghe forme di agevolazione nella trattazione di domande connesse con start-up innovative riguardanti iniziative di investimento, di formazione avanzata, di ricerca e mecenatismo o di mecenatismo da realizzare anche in partenariato con imprese, università e enti di ricerca soggetti pubblici e privati italiani. Tralascio tutta la boiata di trattazione che è una cosa indegna. Allora, ecco, questo però la voglio leggere. Allora, a tal fine viene inserito l'articolo 26 bis del testo unico dell'immigrazione, che cazzo c'entra gli investimenti con l'immigrazione clandestina? Questo dovrebbero venirmelo a raccontare bene, a spiegare bene. Allora, a tal fine è inserito l'articolo 26 bis nel testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo numero 286 del 1998, che consente l'ingresso e il soggiorno nello Stato per periodi superiori a 3 mesi al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,4 agli stranieri che intendono effettuare 1. Un investimento di almeno 2 milioni di euro di titoli emessi dal governo italiano da mantenere per almeno 2 anni. B. Un investimento di almeno 1 milione di euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costitutiva e operante in Italia, mantenuto anch'esso per almeno 2 anni durante l'esame parlamentare. L'agevolazione è stata estesa anche agli investimenti di importo inferiore, ossia da almeno a euro 500.000, se effettuati in start-up innovative iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese. Oppure C, infine, una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse nei settori della cultura, istruzione, gestione di immigrazione, ricerca. Non a caso parlano sempre di immigrazione, ricerca scientifica, recupero dei beni culturali, paesaggistici, eccetera, eccetera, eccetera. Ve lo risparmio perché è di una oscenità unica, oscenità logica ovviamente, logica è anche amministrativo, normativo, legislativo, eccetera, insomma. Vabbè, insomma, rientro in Italia di ricercatore residente all'estero. Anche qui boiate varie. In pratica, il regime
regime disposto dalla legge numero 238-2010, nei limiti e alle condizioni indicate dalla legge stessa, l'agevolazione consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa. Tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura rispettivamente del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori, con detassazione rispettivamente dell'80% e del 70%. In alternativa al regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147/2015, che dispone in presenza dei requisiti di legge di sottoporre il reddito di lavoro dipendente a IRPEF per il 70% del suo ammontare con detassazione del 30%. Poi, più in dettaglio, il comma 150, lettera A, numero 1, modifica il comma 1 dell'articolo 16 al fine di ammettere alla detassazione parziale anche i redditi del lavoro autonomo. Con le modifiche di cui al numero 2 della lettera A viene infine innalzato dal 30 al 50% l'ammontare del reddito esente da IRPEF, eccetera, eccetera, eccetera. Con tutta una serie di boiate di una demenzialità e di una irresponsabilità, irregolarità, eccetera, vabbè, tralascio. Poi, in sostanza, per l'annualità 2017-2020 viene esentato da IRPEF il 50% del reddito dei lavoratori dipendenti che hanno acquisito la residenza in Italia nel 2016 e quelli dei soggetti destinatari alla legge, eccetera, eccetera. Tutta una serie di criminale, di violazioni di legge che non sto a dire, pure se loro citano delle leggi, queste leggi sono soccombenti rispetto all'articolo 53 che dice che deve essere progressiva. Ma progressiva non significa facilitativa rispettivamente ad una determinata tipologia di cittadini contribuenti, ma alla generalità, facendo dei settori specifici con delle nicchie di favore specifico, fa un torto e una violazione all'articolo 53 della Costituzione, ed è illegale promulgare leggi e in quanto sono promulgate in violazione dell'articolo 53, come di qualunque altro articolo della Costituzione, sono nulle, sono invalide, sono del tutto da inosservabili, perché viene prima l'articolo 53, in questo caso specifico, della Costituzione. Quindi queste poi portate di fronte alla Corte Costituzionale o a altre corti dello stesso livello produrrebbero appunto l'annullamento di queste leggi comunque denominate. E quindi non la faccio lunga. In assenza di una convenzione contro le doppie imposizioni, il reddito si considera prodotto all'estero sulla base di criteri reciproci rispetto a quelli previsti dal menzionato articolo 23 del TUIR, che individua i redditi prodotti nel territorio dello Stato in relazione a diverse tipologie. Il comma 2 del nuovo articolo 24 bis del testo unico, eccetera, eccetera, TUIR, fissa la misura dell'imposta sostitutiva calcolata in via forfettaria, non è progressiva, è forfettaria, è in violazione di legge e a prescindere dall'importo dei redditi percepiti nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione, cioè se uno può produrre quello che vuole paga 100.000 euro, cioè parliamo di contribuenti di rango elevato, ma perché questi contribuenti rispetto ad altri pur di rango elevato devono avere queste agevolazioni, queste defiscalizzazioni? E tralascio, quindi appare lampante, tralascio tutto quello, conclusione, appare lampante che questi ultimi parlamentari e questi ultimi governi illegittimamente e incostituzionalmente applica non soltanto due pesi e due misure, ma addirittura tre pesi e tre misure, una favorevole per gli stranieri, una seconda favorevole per gli italiani che rientrano dall'estero ed una particolarmente sfavorevole per i poveri disgraziati italiani autoctoni che hanno il solo torto di essere rimasti a tirare la carretta nonostante tutte le vessazioni di ogni genere attuate in particolare dagli ultimi quattro governi di non eletti. Da una parte abbattimenti o agevolazioni fiscali
da parte di governi composti da inetti, incapaci, stolti, pusillanimi, traditori della patria, genuflessi, smidollati, servili, camerieri, disponibili a qualunque sottrazione di diritti e di garanzie costituzionali al popolo in favore degli stranieri e dei loro capitali, a cui vengono stesi tappeti rossi e leccati i piedi. E dall'altra, sempre in più insostenibile, violento e estortivo, crescendo iperbolico di rapina fiscale, a danno della maggior parte dei cittadini italiani. Completa il quadro l'accoglienza trionfale a coloro che hanno nel passato pensato bene di andarsi a fare gli affari loro all'estero e che ora vengono accolti con guanti di velluto e pasticcini, champagne e codillon, quando li dovrebbero pesantemente sanzionare. Dovrebbe essere evidente a chiunque, ma ai nostri ciechi e sordi ed ottusi parlamentari non si sono ancora resi conto che un tale sperequativo comportamento del governo, dei vari ministeri coinvolti e i dirigenti e funzionari dell'ufficio delle entrate è del tutto criminale e portatore a sua volta di disastri sociali facilmente immaginabili. L'attuale stravolgimento del dettato dell'articolo 53 della Costituzione è lampante, non c'è da aggiungere nulla. Fare finta di non notarlo non so, è soltanto svilente e dequalificante, ma soprattutto ravvisa comportamenti di rilevanza penale. E quindi noi chiediamo la condanna, eccetera, eccetera. E allora qui ci sono allegate 14 pagine di nominativi di parlamentari che hanno votato questa infame risoluzione, la finanziaria 2016-2017. Faccio qualche nome tanto per ricordare, così vediamo se mi viene qualcosa. Qualcuno di conosciuto, Casini Pier Ferdinando, Vannino Chiti, che adesso è un po' in sordina, un po' in offuscamento di immagine, ma c'è Cirinnà Monica, Corsini Paolo. Signor Della Vedova, che è dei radicali, se mi ricordo bene. Serenella Fucsia, che una volta era, diceva, grillina. Pietro Grasso, Presidente del Senato e Presidente di turno pure per questa votazione. Linda Lanzillotta, famosa signora che ha ricoperto ogni possibile carica all'interno delle istituzioni. Luigi Manconi, che non appare mai, ma c'è sempre. Marco Minniti, che fa tanto il comunista in senso proletario. E poi, nelle occasioni in cui serve, dimostra quello che è, il signor Giorgio Napolitano, anzi, sarebbe meglio dire Sua Maestà Re Giorgio Napolitano. La signora Pezzopane, che gode tanto nei suoi amplessi amorosi, che lo va pubblicamente dicendo. La signora Laura Puppato, che dice di essere molto comunista, anche lei. Signor Walter Tocci, che anche lui è un po' in ombra negli ultimi anni, ma c'è sempre. Signor Dennis Verdini, che non si sa come fa a essere ancora lì, e
Eppure c'è e decide per noi. Poi ancora, deputati, vediamo deputati. La signora Rosi Bindi, anche lei, giustamente. Ancora qualche minuto, Il signor Fabrizio Cicchitto, il signor Matteo Colaninno, figlio di tanto padre, e però comunista puro, comunista proletario, ricordiamocelo. Il signor Filippo Grimì, tanto per dire un altro, Giovanni Cuperlo. Siamo quasi, Cito solo quelli più noti, ecco, quelli che vale la pena di citare perché si sa che posizione loro indicano in genere di voler mantenere, ecco. Il signor Morassut Roberto, che pure lui è da parecchi decenni che calca il palcoscenico. Signor Matteo Orfini, tanto per dirne un altro. Beh, eccoci qua, non ne ho trovati altri di noti. Però, qui ci sono 14 pagine, questo è un elenco di 14 pagine, di nominativi di signori che hanno deciso che da una parte aumentano le tasse perché gli servono i soldi e non sanno dove altrimenti recuperarli, perché se no l'Europa ci sancisce. Non si sa che cavolo ci potrebbe fare, ci buttano una bomba atomica su Roma, non lo so che cosa vorrebbero fare. E dall'altra, invece, alleviano le pene di chi rientra dall'estero o di chi porta capitali più o meno leciti dall'estero. Io penso a una situazione del genere. Arrivano una serie di personaggi illegalmente introdottisi nel territorio italiano, non importa come, che si mettono a spacciare droga. Dopo 5, 8, 10 anni che spacciano droga, magari non vengono beccati per
qualunque motivo, alla fine decidono di ufficializzare i loro introiti. Magari quelli di 10 anni hanno guadagnato 5-10 milioni di euro, ed è possibile. E così, aderendo a questa sanatoria, perché questa è anche una sanatoria, ricordiamocelo bene, che cosa fanno? Dichiarano i loro proventi illeciti dicendo che provengono dall'estero, cosa fattibilissima facilmente per chi possiede quelle cifre, e quindi automaticamente le rende utili, utilizzabili, dichiarabili e quindi utilizzabili anche ai fini imprenditoriali. E quindi, oltre a fare questa cosa qui di lavaggio del denaro sporco, in più c'hanno l'esenzione fiscale o la parziale esenzione fiscale fino a 15 anni, fino a 15 anni per tutta una serie di particolari di motivazioni che non ho letto, ma che stanno scritte sulla legge. Un attimo che ve la dico di nuovo, questa infamia assoluta. La legge della parità di bilancio o finanziaria 2016-2017, che è la 232 dell'11 dicembre 2016. Con questo io vi saluto, vi ringrazio di aver dedicato il vostro tempo ad ascoltarmi e ci vediamo presto su qualche altro video. Ciao a tutti, sempre so long.